L'edificio che vedete è l'istituto penitenziario per minori di Nisida. Qui sono rinchiusi ragazzi che hanno commesso reati all'età in cui si gioca ancora con le figurine. Ragazzi cresciuti nei quartieri più poveri, che si sono trovati a compiere gesti sbagliati ed a pagarne le conseguenze. Barbara e Paolo, due educatori, ci accompagnano all'interno della struttura e ci spiegano le regole e le procedure dell'istituto. Loro fanno una scheda di primo ingresso che è il rischio suicidio, cioè valutano comunque lo stato psicologico del ragazzo, quindi se può sostenere questo tipo di detenzione, diciamo questo tipo di contesto, no? Che comunque è una restrizione, è un allontanamento dalla famiglia. Dopodiché diciamo, decidono se hanno bisogno diciamo, di un sostegno continuo, permanente o meno, diciamo, saltuario a seconda dell'esigenza. No, hanno delle regole molto ferre rispetto al decoro e alla pulizia personale, perché è una vita di comunità. Se permettiamo a ognuno di fare quello che vuole, togliamo l'istituto penale per minorenni, scrivimo. Albergo. Oltre alla scuola, i ragazzi sono quotidianamente impegnati nei vari laboratori, di ceramica, di pasticceria, quello teatrale e c'è anche un corso di pizzaiolo. Lui è il primo giorno che fa il corso. No, guarda, vedi? Voglio dire che i risultati si raggiungono. Ma che sia nostra, è ok, quando esci, è inutile che sorridi o fai questo. Hai già sorrido. Che tu si furbi. No! E molti di questi ragazzi scoprono proprio di saper fare le cose. Nell'istituto ci sono anche le ragazze, sono una decina in tutto. Le incontriamo nel laboratorio di ceramica, dove i maestri ceramisti Dino e Francesca ci spiegano le attività che vengono svolte. Realizzano vari oggetti, tutti quelli che vedete qui sono stati realizzati da loro. Una e due. Voglio vedere. Allora, il mio compito è quello di insegnare alle ragazze a dipingere fondamentalmente, quindi a decorare. Sto facendo queste cose per mi sembra per Natale. Questa è una lavorazione che hanno fatto loro interamente a mano con le lastrine di argilla, danno questa forma, ci sono delle sagome e poi vengono smaltate e adesso poi ci sarà la fase di decorazione. Nel laboratorio di ceramica vengono realizzate molte opere, poi utilizzate all'interno o all'esterno della struttura. Tra queste un aquilone per la legalità. Allora, noi collaboriamo con Libera, associazione nome e numeri contro le mafie. In questo aquilone ci sono ogni vittima di, sia di criminalità organizzata, vittima innocente. 92, vedi il borsellino? Sì. E mi pare lo stesso anno, infatti calcola, questi proprio per dire i nomi più... Ma ce ne sono tanti, anche... La porta lì sulla destra è la mensa nostra, del personale. Questa è la dispensa dove stanno tutti i generi alimentari per i ragazzi. Messo con l'olio, con il forno. Vedete, è una cucina molto casalinga, sì. Perché i pasti così non escono come da tavola a casa nostra. Vengono impiattati e portati a casa. Luigi! Questo la maggior parte della giornata sono sempre qua, distribuisco il latte ai ragazzi, che lo vanno in cucina, a tavola, quando mi mette a tavola, a volte vado a scuola, però non sempre, molto spesso. È piccolina però. Il direttore dell'istituto, Gianluca Guida, ci accompagna a conoscere un gruppo di ragazzi in regime di semidetenzione, ragazzi che vivono all'esterno della struttura con permessi particolari e che si occupano della manutenzione di una parte dell'isola. Loro hanno riaperto vari percorsi, perché nel 1700 Nisida era stata terrazzata da un nobile napoletano che ne era proprietario. Stiamo occupando dell'isola, facciamo la manutenzione, tagliamo l'erba, abbiamo le piante di limone, gli aranci, facciamo l'orto, abbiamo fatto delle scale. Però quest'isola ha detto faccia molti frittati a tutti. Stiamo costruendo un piccolo parco letterario. Come vedete qua ci stanno i nomi scritti dei scrittori, gli scrittori che hanno scritto su Nisida, ci stanno dei nomi loro. I panchine stanno dappertutto, abbiamo messo sempre nuove palette. Allora, questi paletti sono dei pali che sono costruiti all'interno dell'istituto con laboratori dell'edile. Così facciamo i stampi e facciamo queste palette qua. E le mattonelle, ogni mattonella tiene un pezzo di racconto
di quel di scrittori che hanno scritto su Nisida. Passare la prima parte della propria vita dentro delle mura e lontano dalla società non è certamente un buon modo per crescere. Le attività e le esperienze che questi ragazzi svolgono all'interno dell'istituto alleviano solo in parte una condizione che è comunque fatta di silenzi, di reazioni alla paura, difficoltà di integrarsi prima e anche dopo essere stati in carcere. L'impegno dell'istituto è indirizzato a superare questi problemi e a far sì che da questa esperienza escano persone in grado di vivere poi liberi dentro.